Questo è il sito statistico della regione Emilia-Romagna, che contiene, diciamo, una parte, diciamo, di statistiche descrittive in forma statica, per esempio, non so, popolazione, e c'è come un portale della popolazione. Cos'è questo? Scusi, com'è statistica.studio, non vedo bene. Statistica, statistica regione.emilia-romagna.it. C'è modo di far andare via questo calendario? Basta cliccare sulla pagina interna, così col mouse. Dove si accedono a tutti i dati. Poi c'è una parte dedicata ai servizi online e ci sono questi servizi online più in alto. Che contengono soprattutto due servizi importanti, statistica self-service e area download. Statistica self-service praticamente consente di fare delle tavole e dei grafici interattivi, per esempio popolazione per età e sesso, uno vuole vedere gli indicatori. Un po' lento. Ad esempio, può selezionare un gruppo di comuni. Faccio un esempio di vengono visualizzati. Compare una tabella di default che si può modificare a piacere selezionando altri, in questo caso indici totali, selezionando altri indici oppure cambiando anziché comune fare province, per esempio, oppure capoluoghi e non, distretti sanitari. Praticamente ogni utente si costruisce la sua tabella ad hoc a seconda delle necessità informative che ha. Poi esiste un altro servizio che è l'area download che serve per prelevare file selettivamente ed è usato soprattutto per archivi di una grandezza non indifferente, per esempio quelli del censimento, della mobilità, eccetera. Io invece adesso, oggi, parleremo di un altro applicativo che si chiama STRIA, Statistiche Riaggregate, ossia Statistiche per Riaggregazione Territoriale, vuole dire l'acronimo. Perché abbiamo creato questo nuovo strumento di interrogazione? In fondo ne avevamo già delle altre, la statistica self-service che abbiamo visto, l'area download che abbiamo visto e anche la statistica per argomento. Le informazioni si possono ricavare anche da questi portali. Beh, per due ordini di motivi. Innanzitutto scegliamo delle informazioni chiave in mano, cioè come diceva giustamente il collega della Regione Umbria prima, forniamo all'utente una preselezione di informazioni di ampio raggio che gliele selezioniamo prevedendo quali possono essere le sue esigenze informative.
E poi questo servizio chiavi in mano fornisce gli elementi anche per un'elaborazione ad hoc. Poi Stria opera anche un'inversione abbastanza, come diciamo, logica rispetto alle banche dati del portale. Mentre nelle altre banche dati, come avevamo visto prima in Statistica Self-Service, abbiamo selezionato un territorio e dopo, da questo sappiamo già che territorio vogliamo vedere e selezioniamo le informazioni statistiche che necessitano, chiaramente un argomento per volta, nel senso che uno vuol sapere qualcosa sulla popolazione, va sull'archivio della popolazione, uno vuol sapere qualcosa sull'ambiente, va nell'archivio ambienti, sulla mobilità, va nell'archivio mobilità. Stria invece parte dall'informazione al territorio, nel senso che si selezionano le informazioni e poi si cerca il territorio più adatto. La logica è questa: cercare il territorio più adatto a avere un certo livello, di certi fenomeni. E poi si parte già da un set di informazioni, cioè la banca dati Stria è pluriargomento. Qual è l'antefatto di Stria? L'antefatto di Stria sono gli ambiti territoriali ottimali. Con la legge regionale del 2012, praticamente si cercava di razionalizzare le suddivisioni territoriali. Vediamo un attimo adesso come funziona Stria, tanto per capire di che cosa stiamo parlando. Cioè, abbiamo detto fino adesso che nasce in un contesto di riorganizzazioni territoriali nel 2012. Per esempio, noi selezioniamo un numero di aree da esaminare, mettiamo che siano due. Ok? Andiamo avanti. Qui c'è una lista di territori. Se trovo il mouse. Ho perso il mouse. Lo so. Non si ve non vedono. Non si vede niente, vede. Ah, non lo so. Tornato anche il mouse. Allora, ci sono vari territori, oltre alle province, ci sono anche aggregazioni territoriali predefinite che sono le unioni di comuni e gli ambiti territoriali ottimali. Per esempio, se noi selezioniamo nella prima tendina Unioni Comune Terre d'Acqua, per esempio, compaiono tutti i comuni Terre d'Acqua. Li porto tutti nell'area 1. E chiamo l'area 1, per esempio, poi voglio confrontare quest'area perché, per esempio, è un'unione di comuni. Voglio vedere cosa succede se la cambio questa unione di comuni. Allora prendo l'attuale unione di comuni Reno-Galliera. Porto di là i comuni. Se riesco. Li metto nell'area 2, che chiamo Galliera. E poi dico, cosa succede se un comune di quest'area, o anzi due, facciamo Pieve di Cento e mettiamo Galliera, per esempio?
li metto nella unione precedente, cioè terra ed acqua. Sembra una domanda bizzarra, ma in realtà succede molto frequentemente ed è successo molto frequentemente dal 2012 ad oggi, quando hanno cercato di rifare le unioni dei comuni, di rifare gli ambiti territoriali ottimali, di soprattutto fondere i comuni, che abbiamo fatto anche questo. Andiamo avanti. Innanzitutto vediamo a video le due aree che abbiamo fatto. E ci sono già delle informazioni di default, la superficie, i residenti, la densità di popolazione e la popolazione montana. Perché? Perché sono le cose che uno si chiede per primo quando gli viene in mente di unire o disunire comuni diversi, unire comuni o creare nuovi ambiti territoriali che non possono essere troppo squilibrati tra di loro. Poi scegliamo un tipo di informazione, per esempio, non so, residenti al censimento. Strade comunali, le unità locali delle addetti alle unità locali delle costruzioni, facciamo un esempio. Però c'è tutto un set di variabili che possono essere scelti. Mettiamo anche percentuale di contribuenti fino a 15.000 euro, per esempio. Andiamo avanti. E vengono visualizzate tutte le statistiche. Allora, questa è una cosa che con il mouse è abbastanza rapida, diciamo, con altri computer. E comunque è stato uno strumento che ha aiutato molto coloro che dovevano appunto occuparsi di aggregazioni territoriali, considerando anche la base dati che c'è dietro, perché è non piccola. Allora, fino a qui penso che siamo. Allora, Stria, questo applicativo, nasce nell'estate del 2012. Se ci fate caso, la legge è del dicembre 2012, cioè ha supportato sia la stesura di questa legge per il riordino territoriale, sia la successiva applicazione della legge medesima. Gli utenti di questo applicativo erano gli addetti alle autonomie locali, quindi personale dei comuni e delle unioni dei comuni, i politici e i tecnici della regione che avevano preso a cuore questo discorso delle autonomie locali. Diciamo che la regione Emilia-Romagna ha storicamente incentivato l'associazionismo un pochino da sempre. E ha investito molte risorse in questa corrente legislatura, soprattutto nella fusione dei comuni e nella riorganizzazione dei comuni, cioè nel fare le forme associative più adatte, gli ambiti territoriali ottimali, in modo che potessero essere aggregate dal punto di vista amministrativo. Ai comuni. L'idea era quella di portare a 300 il numero dei comuni, dai 348 che erano entro il 2019. Adesso siamo a 331, non credo che arriveremo a 300. Perché? Perché le fusioni dei comuni devono essere sottoposte a referendum per la Costituzione italiana. Quindi ci sono state 8 fusioni che coinvolgevano 20 comuni e 98.000 abitanti che hanno detto no, la fusione noi non la vogliamo fare. Perso il referendum, la fusione non si fa. Quindi questo è stato un ostacolo non di poco conto. Teniamo presente che comunque 17 comuni sono scomparsi e quindi sì.
non può essere considerato certamente negativo il bilancio. Gli incentivi regionali a questa mi piacerebbe che si vedesse tutta la diapositiva, però. Gli incentivi perché innanzitutto dobbiamo chiederci che vantaggio hanno i comuni a fondersi. Beh, innanzitutto ci sono incentivi regionali, prima di tutto per i comuni con meno di 1.000 abitanti che si fondono e per quelli anche che fondendosi raggiungono la soglia di popolazione di 5.000 abitanti. Poi ci sono incentivi con fusioni che coinvolgono molti comuni. E poi ci sono anche i contributi statali, ci sono dei contributi statali per 10 anni a partire dalla fusione, poi dal 1 gennaio 2016 il doppio dei contributi rispetto a quanto avevano prima e il raddoppio è destinato a quelle che si realizzeranno, quindi non sono piccoli incentivi. Per esempio, il comune di Valsamoggia, che è stato l'apripista, che si è fuso nel 2014, ha preso, ridendo e scherzando, quasi 10 milioni di euro. È stata la prima fusione di 5 comuni, non ne abbiamo mai più fatte. Tra l'altro, il referendum ha vinto per il rotto della cuffia, però si è preso 10 milioni di euro. Poi altri vantaggi per il nuovo comune rispetto alle fusioni è che non hanno vincoli per le assunzioni di personale a tempo determinato. Possono utilizzare margini di indebitamento che avevano preso prima e nei 10 anni successivi possono avere priorità anche negli interventi regionali a favore dei comuni fusi. Quindi è vero che ci sono vantaggi, svantaggi soprattutto di ordine pratico e culturale, ci sono però notevoli vantaggi di ordine economico. Allora, ci sono state 10 fusioni che hanno coinvolto 27 comuni e abbiamo 87.000 abitanti interessati e 17 comuni meno. Faccio notare che 87.000 abitanti interessati sono meno di quelli dei comuni che avevano detto no alle fusioni, cioè 93.000 hanno detto non ci fondiamo, 87.000 hanno detto sì, fondiamoci pure. Quindi non è un processo facile quello della fusione. Probabilmente la giunta quando ha impostato questi programmi lo credeva meno difficile. E queste sono le fusioni che si sono concluse in Emilia-Romagna. Poi ci sono altre fusioni avviate e ce ne sono 7, di cui 3 già approvate dalla giunta regionale, con 12 comuni e 92.000 abitanti interessati. Qua hanno già detto di sì gli abitanti. Ecco, volevo sottolineare così per inciso alcuni inconvenienti in ambito statistico che sembrano inconvenienti da poco, ma che fanno un po' impazzire chi opera nella statistica. Uno è quello del cambio dei codici, soprattutto dei codici Istat. Poi è successo anche questo, che due comuni che si sono fusi, cioè Valsamoggia e Montescudo, Montegridolfo, sono andati a finire a cavallo di due sistemi locali del lavoro diversi. E la situazione dal 2014 per Valsamoggia e dal 2016 per Montescudo e Montegridolfo si è risolta solo il 26 aprile del 2018, quando l'Istat ha detto bene. Ha portato tutto il comune in uno solo dei due sistemi locali del lavoro in cui erano stati in cui cadevano i comuni fusi. Però fino al 2018 noi non abbiamo potuto fare di fatto statistiche sui sistemi locali del lavoro attendibili, perché è vero che non andavano bene soltanto per i due comuni, ma è come se non fossero andate bene neanche per gli altri. Ecco, Stria, questo processo di fusione l'ha supportato soprattutto nella fase preliminare e nella fase di studio di fattibilità, ma l'ha supportato anche ufficialmente perché nel sito istituzionale delle fusioni,
Stria era menzionato come lo strumento di lavoro per pensare, conoscersi, vedere se la fusione poteva andare bene. Ed è stato quindi molto, molto utilizzato dai comuni, ma soprattutto aveva un carattere di ufficialità all'interno dell'ente, il che non è poco. Allora, come abbiamo visto, Stria dà, adesso parliamo un attimo delle banche dati che ha, cioè le informazioni chiave in mano che forniamo. Innanzitutto fa delle informazioni di default e servono a prescindere dal contesto e sono, diciamo, il primo approccio quando uno deve decidere di una fusione. Quindi migliorano di fatto l'usabilità del sito. Poi abbiamo tutto un set di informazioni demografiche, popolazione legale per sesso, straniera, popolazione anziana, famiglie e famiglie unipersonali. Poi ci sono le informazioni sull'uso del suolo che sono tratte dal database cartografico della regione stessa, quindi strade, anche strade, ferrovie, autostrade ci sono. Poi ci sono le informazioni sull'agricoltura che in Emilia-Romagna ha un notevole rilievo, ci sono le informazioni sul lavoro e sulle imprese tratte da archivio Asia, Istat e anche dall'archivio INAIL. Poi ci sono altri dati, quelli sul turismo di fonte regione Emilia-Romagna, ci sono quelli della scuola dall'open data del MIUR, poi quelle del personale dei comuni prese dal Ministero dell'Interno, quelle sul credito prese dalla Banca d'Italia e quelle sulle dichiarazioni dei redditi presi dall'Economia delle Finanze. Allora, non sono tutte le informazioni possibili e immaginabili e non sono neanche la maggior parte, però bisogna anche giudicare il criterio che abbiamo seguito per scegliere queste informazioni. Prima cosa, le informazioni dovevano avere un dettaglio comunale. Questa era la condizione sine qua non, perché le aggregazioni di comuni si fanno partendo dai comuni. Devono essere per quanto possibile aggiornate, debbono essere di fonte ufficiale, non devono confliggere con i dettami della privacy, devono essere strategiche, dopo vediamo cosa vuol dire. Devono essere non troppe, cioè non dobbiamo arrivare alla bulimia di informazioni di cui parlava il mio collega della Regione Umbria, neanche troppo specialistiche, perché Stria non ha la pretesa di sostituire le banche dati specialistiche, continua a voler essere una banca dati di carattere generale e poi devono essere anche di facile comprensione, perché il nostro target non è l'utente esperto in statistica inferenziale o multivariata. Vediamo un po' quali problemi abbiamo incontrato per le informazioni al dettaglio comunale. Una delle informazioni che quando si parla di dettaglio comunale manda un pochino in crisi è quella sul lavoro, perché i dati Istat sulle forze di lavoro, come noto, si fermano a livello provinciale. Ci sono sì le informazioni censuarie a livello comunale, però è anche vero che invecchiano molto rapidamente, comunque il censimento era dopo 10 anni. Ecco, un possibile sviluppo al quale stiamo pensando sono i dati sulla comunicazione obbligatoria dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, che noi abbiamo a livello individuale, quindi facilmente aggregabile a livello comunale. Stiamo studiando per arrivare a mettere online queste informazioni su Stria, che per ora sono poco conosciute, poco utilizzate. Chiaramente non è la stessa cosa che mettere i dati sulle forze di lavoro, perché sono i dati sulle assunzioni, sulle comunicazioni di assunzione e cessazione dei rapporti di lavoro, che sono tutta un'altra cosa rispetto alle informazioni di chi lavora. No? Altro limite del dettaglio comunale, i dati sul reddito. Penso che tutti noi ci siamo sentiti chiedere il PIL a livello comunale nella nostra carriera, soprattutto dai politici, penso che sia capitato a tutti. E i conti economici, proprio essere quelli sui conti economici territoriali di fonte ufficiale, si fermano a livello provinciale al massimo. Abbiamo, per cercare un pochino di andare incontro a questa informazione, a questa richiesta di informazione, ma quali sono i comuni più ricchi, quali sono i comuni più poveri,
Abbiamo utilizzato i dati delle dichiarazioni dei redditi del Ministero dell'Economia e delle Finanze presi dall'Open Data. Chiaramente non sono i dati sul reddito, questo ce ne rendiamo conto, non sono i dati sul PIL. Perché? Beh, a parte il discorso dell'evasione fiscale, va bene, però ci sono già strutturalmente dei redditi fiscalmente esenti, tipo le rendite per invalidità, le borse di studio, pensioni di guerra, indennità di accompagnamento. Poi soprattutto ci sono i redditi tassati alla fonte, che sono le rendite finanziarie in primo luogo. Poi c'è anche un problema legato a come ha costruito la base dati il Ministero dell'Economia e delle Finanze, perché la base dati è costruita per classi di reddito, ma nei comuni piccoli, dove ci sono meno di 3 persone in una classe di reddito di solito estrema, che scelta ha fatto il Ministero delle Finanze? Ha fatto la scelta obbligata, cioè omettere completamente il dato. Quindi può succedere che per i comuni piccoli i dati delle classi di reddito estreme, di solito quelle più alte, possono essere sottostimate. Non so se mi sono spiegato. Poi c'è il discorso di come aggiornare le informazioni. Allora, ci sono informazioni come l'ortofotogea, che ha di fatto è la base di tutte le informazioni di carattere territoriale, quindi in un contesto come questo molto importanti, che sono aggiornati sulle foto aeree del 2008. È chiaro che noi non possiamo fare con quel che costano le foto aeree tutti gli anni, però è anche vero che alcune informazioni invecchiano e bisogna tenerne conto. Però la soluzione non è un'informazione vecchia, nessuna informazione. Un'informazione vecchia, diamo l'informazione che abbiamo, anche se non è nuovissima. Poi c'è il problema dell'ufficialità delle fonti, perché noi, essendo un organo SISTAN, abbiamo bisogno che le fonti siano ufficiali. Non è che possiamo pubblicare, con tutto il rispetto per il Sole 24 Ore, la classifica del benessere del Sole 24 Ore. Un classico esempio di un dato non ufficiale, ma molto conosciuto, è quella delle bandiere blu sulle spiagge. Però non abbiamo potuto utilizzarlo perché è proprio una condizione sine qua non che il dato sia un dato della statistica ufficiale. Ecco, a rigor di logica la Banca d'Italia non sarebbe SISTAN, non è una statistica ufficiale, però la Banca d'Italia è la Banca d'Italia. Tra l'altro i dati sul credito li ha solo la Banca d'Italia, li abbiamo messi perché non è SISTAN, insomma, la Banca d'Italia può permetterselo, diciamo. Poi ci sono i problemi di privacy, per esempio sul turismo. In questa sede, Stria, che ha una banca dati di livello comunale, del turismo abbiamo potuto mettere soltanto i dati di consistenza, perché a livello comunale diventava riconoscibile, a livello comunale, anche se è riconoscibile, non c'è problema perché comunque sono pubblici i dati sulla consistenza, si trovano su internet, si trovano sulle guide turistiche, si trovano dappertutto. Invece i dati sul movimento, cioè sulle presenze e sugli arrivi, non sono pubblici. Quindi questi non li abbiamo potuti mettere nella banca dati Stria, perché se c'è un solo albergo o meno di 3 alberghi in una certa categoria in un comune, andiamo al dato individuale che non si può certamente far vedere. Un'altra cosa abbastanza bizzarra sulla privacy è quella dei dipendenti comunali, perché nei comuni non tanto grandi, se li facevamo vedere per livello retributivo, si andava al di sotto delle 3 unità e anche questo ci siamo informati proprio non si poteva fare. Per cui abbiamo i dati dei comuni, dei dipendenti comunali sono quelli del censimento del Ministero dell'Interno, del censimento dei dipendenti pubblici. Per cui abbiamo dovuto pubblicare solo dirigenti e non dirigenti, perché altrimenti andavamo contro la privacy anche in questo caso. Un esempio piccolino di informazioni strategiche e non numerose. Dati sulla scuola. Allora, ce ne sono tante di informazioni sulla scuola nel database del MIUR. Noi abbiamo scelto di mettere solo le scuole per grado e gli alunni per grado, cioè scuole primarie, scuole secondarie, eccetera, eccetera. Però alunni stranieri, cioè alunni per cittadinanza italiana e non italiana, alunni per sesso, numero di classi, se uno vuole approfondire l'argomento scolarità, va su Statistica Self Service e trova anche tutte queste suddivisioni. In una database di carattere generale come Stria abbiamo pensato che potesse bastare questo, sempre per il discorso della bulimia delle informazioni, eccetera, eccetera.
Ecco, poi ci sono delle informazioni specialistiche, per esempio, io avevo visto prima un database che avevamo sulla vulnerabilità delle territoriali della protezione civile, dove c'erano dati, bei dati per carità di Dio, anche ufficiali, sui passeggeri medi delle ferrovie, negli aeroporti, nei porti, densità di imprese nel settore chimico, eccetera. Benissimo, però per questo tipo di problema, in questo caso uno va direttamente sulla vulnerabilità territoriale della protezione civile, perché si vede che è un esperto di questa materia. Sempre per il discorso banca dati di carattere generale abbiamo omesso questo genere di informazioni. Cioè non è che abbiamo messo tutte le informazioni a carattere comunale esistenti, abbiamo messo una scelta per non disorientare l'utente. Un altro esempio di informazioni specialistiche è il sito della mappa dei rischi Istat, bellissimo, tipo rischio idrogeologico, rischio d'alluvione, sono bellissime, ma sempre sono sempre informazioni dedicate a chi si occupa di rischio idrogeologico più che di statistica socio-economica, anche se questi problemi hanno evidentemente delle implicazioni socio-economiche di rilievo. Poi non devono, per esempio, queste informazioni su numero delle costruzioni per tipo materiale, di piani fuori terra per epoca di costruzioni, informazioni utilissime, ufficiali, belle, però anche queste diciamo molto, molto dedicate a un'ottica di protezione civile. Noi mettiamo gli immobili per categoria catastale che abbiamo preso dall'Agenzia delle Entrate, non li abbiamo ancora messi ma li stiamo mettendo, anche perché vengono aggiornati più spesso, perché vengono aggiornati ogni anno. Ci sono anche degli indicatori di non facile comprensione, di costruzione complessa. Per esempio, c'è un indicatore di vulnerabilità sociale e materiale nella mappa dei rischi Istat, che non è poi di difficile lettura, varia tra 70 e 130, però è di costruzione complessa perché consta di 7 indicatori elementari normalizzati e ponderati. Siccome una delle cose che ci vengono chieste più facilmente, nessuno in genere si accontenta di sapere che deve andare da 70 a 130, vogliono sapere il perché, il per come, come l'hanno costruita, cosa vuol dire esattamente. Quindi per evitare discussioni, cioè per evitare più contestazioni che non aiuto ai nostri utenti, abbiamo deciso di toglierla. Poi ci sono gli indicatori non intuitivi, per esempio l'indice di esposizione demografica Istat, anche questo, la somma dei valori standardizzati dei logaritmi naturali, del numero di residenti, eccetera, meno il valore standardizzato del logaritmo naturale dell'indice di vecchiaia, è certamente indicativo dell'esposizione demografica, per carità, però è un pochino troppo specialistico per andare in un contesto come Stria. Quindi, riepilogando, le informazioni che sono in corso di inserimento per adesso sono i dati sullo stock immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, i dati del parco circolante di autovetture di fonte ACI, i dati sul pendolarismo al censimento che è comunque indicativo e poi i dati su rifiuti e raccolta differenziata che va molto di moda e che abbiamo noi come Regione Emilia-Romagna nel nostro servizio ambiente. Quindi questa è la versione Stria che abbiamo ed è stata, come ho detto, abbastanza utilizzata e anche adesso che il grosso dello studio preliminare sulle fusioni è stato fatto, ha circa un utilizzo ogni giorno lavorativo, quindi considerato il tipo di banca dati, anche poco, perché abbiamo pensato a una nuova versione di Stria. Intanto vogliamo superare parzialmente il discorso del riordino territoriale, perché non è detto nemmeno che al finire di questa legislatura il riordino territoriale continui a essere una priorità per la giunta nuova e soprattutto che non è detto che siano stanziati ancora tutti quegli incentivi alle fusioni dei comuni. Ma ci sono anche altri discorsi, cioè la domanda di informazioni a livello comunale, a prescindere dal discorso fusione e riorganizzazione territoriale, è molto cresciuta, perché
Perché? Perché ci sono stati gli open data che si sono sviluppati molto e gli open data hanno aumentato la disponibilità di microdati, questo penso che sia sotto gli occhi di tutti, ma hanno aumentato parimenti anche l'alfabetizzazione degli utenti. Poi è un momento favorevole, c'è stato un momento favorevole per rifare Stria, e cioè la disponibilità di know-how per applicativo più agile e applicativo mobile first. Perché? Perché stanno rifacendo tutti i siti della regione Emilia-Romagna. Quindi il momento favorevole per rivedere anche questo era sotto i nostri occhi, quindi ci si consentiva delle economie inserendola nel restyling generale, quindi l'abbiamo fatto adesso. Quindi lo rifacciamo non perché non funzioni bene o non perché non sia adeguato, lo rifacciamo per catturare una nuova utenza nella prospettiva anche di un utilizzo sempre maggiore di dati a livello comunale. Qui vediamo appunto la Stria duplice valenza, le statistiche per riaggregazione territoriale ormai vanno bene. Dobbiamo potenziare l'aspetto di banca dati comunale. I primi dati con dettaglio comunale fino adesso sono stati utilizzati soprattutto per la programmazione e per gli enti pubblici. Diciamo che vogliamo potenziare un pochino la fruizione da parte dei privati e da chi vuole fare marketing. Quindi qui c'è un piccolo confronto tra la versione attuale e quella che sarà nuova. L'attuale è datata 212, la nuova è datata 218. L'attuale è fatta tutta in SAS. La nuova ha il SAS come back-end e l'OpenLayer invece per la visualizzazione di mappe e statistiche. Poi cosa cambia veramente? Adesso dobbiamo girare per tre videate per fare un'interrogazione. Qua abbiamo una videata unica. Una cosa molto importante invece viene conservata, cioè mentre sia la versione attuale che la nuova si aggiornano all'aggiornarsi dei dati sul resto del sito statistico, cioè pescano dallo stesso data warehouse e continueranno a pescare dallo stesso data warehouse. Quindi non ci saranno problemi di disallineamento dell'informazione tra il resto del sito e questo. E quindi l'aggiornamento sarà simultaneo. Come è stato rinnovato? Allora, è stato progettato, cioè la logica è sempre quella esistente, ma più facile da usare. Quindi l'abbiamo progettato in una funzione di arricchimento della logica e di modernizzazione della logica esistente, non l'abbiamo stravolto. Poi l'abbiamo sottoposto agli esperti di usability nella nostra struttura e l'abbiamo anche sottoposto ai testimoni privilegiati fra i dipendenti regionali, alcuni che avevano già usato lo Stria attuale, altri no. Nella scelta dei territori, come funziona? Si possono scegliere in entrambe le versioni comuni o ambiti comunali già aggregati. Però, mentre adesso per cambiare la disassociazione bisogna tornare indietro alla prima videata, qua la composizione dei comuni si può modificare dinamicamente, si possono addirittura fare scelte sulla mappa, cioè ha costruito un aggregato di comuni, uno vuol cambiarlo, fa la scelta sulla mappa, può aggiungere un'altra area dinamicamente senza tornare indietro. Quindi diciamo la fruizione dovrebbe essere più veloce. Ad esempio, qui poi ci sono altre funzionalità, per esempio il box di ricerca dei territori va per autocompletamento, per cui uno non deve cercare la provincia e poi i comuni, basta che cominci a digitare il nome del comune, cioè San Giovanni. Si vedono tutti i comuni che cominciano per San Giovanni. Poi c'è un pannello di riepilogo per l'area create e c'è la visualizzazione aggiornata in tempo reale interattiva che adesso non c'è. Poi c'è un'altra cosa, il vincolo di contiguità territoriale che prima veniva fatto in base alle coordinate geografiche, adesso si vede direttamente a video ed è più veloce, più intuitivo, anche se non c'è lo step logico, c'è o non c'è la contiguità. Se uno la vuole, la contiguità territoriale, che è un vincolo per le fusioni di comuni, la può fare direttamente a video.
Poi si possono modificare, come ho detto, la composizione e il numero delle aree, poi la visualizzazione per le variabili è di individuazione più facile, c'è una tendina per ogni gruppo, è sempre per mantenere in una pagina sola l'applicativo, ed è possibile modificare i risultati senza fare cambi di pagina. Quindi, per riassumere, Stria è stato progettato sulla scia del riordino territoriale nel 2012 e viene modificato nel 2018 anche se in maniera non sostanziale per essere più friendly e anche mobile first, se uno avesse bisogno di vedere qualche dato comunale direttamente da cellulare, comunque la fruizione da cellulare sta aumentando anche negli applicativi più impensati. E poi viene anche arricchito nei contenuti per rispondere a una fascia di utenza più ampia. Se qualcuno ha delle domande. Certo. No, 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 noi prendiamo dati che già abbiamo nel sito, non so, quelli dell'ambiente sotto il portale ambiente, quelli della popolazione sotto il portale popolazione, sono dati SISTAN, che non abbiamo accordi particolari, prendiamo dati open, anche perché è un portale di carattere generale, quindi non abbiamo bisogno di essere poi troppo specifici. No, nel 2014 noi abbiamo chiesto Sito c'è l'ultima. adesso, ma nel 2014 abbiamo, no. Siccome li faccio io, glielo posso assicurare. Nel 2014 ancora non erano stati rilasciati i sistemi locali del lavoro. Sì, però Sono quando stati sono. rilasciati a dicembre Sì. del 2014 e nel 2015 Ma è stata noi mi decisa ricordo che l'associazione. abbiamo scritto all'ISTAT facendo notare questo problema, hanno detto. Ci hanno risposto, però si vede che c'è stato C'è un difetto di stata, sì, comunicazione. perché nel 2015 era nel sito ISTAT, noi aggiorniamo continuamente a seguito delle fusioni di comuni i sistemi locali. L'aggiornamento che ne vede nel 2018 è a seguito della fusione di Corigliano e Rossano Calabro nel 31 marzo del 2018, quindi abbiamo aggiornato ad aprile 2018. Ecco. Ci sono stati vari aggiornamenti nel tempo, sicuramente nel 2014 le avranno risposto così, non so chi ne abbia risposto così, però nel Ho ancora la 2015 c'è stata. lettera, la risposta. Però nel 2015 c'era già questa informazione. No, è importante perché No, nei primi sistemi locali del lavoro rilasciati nel 2015, quelli sulla base del censimento 2011, non c'era. Non c'era. Abbiamo fatto una richiesta formale, ci hanno detto che non si ponevano il problema, però non l'abbiamo fatta lei, quindi può darsi che. No, no, sono accuratissime, infatti noi peschiamo moltissimo dal vostro sito. Forse a questa informazione non è stata data un'evidenza particolare e quindi ci sarà sfuggito.